Vedete sulle nostre pareti, alla vostra destra e alla vostra sinistra, parte delle attività che noi abbiamo fatto di divulgazione in questi 5, facciamo le prove a voi, in questi 5 anni. Allora, sulla vostra sinistra e in parte anche sulla vostra destra, vedete tutti gli eventi che abbiamo fatto di divulgazione a Fabriano. Noi ci teniamo a ricordarlo queste cose perché dobbiamo anche, diciamo, in questo percorso capire come si sono mossi, diciamo, i vari gruppi politici all'interno del Consiglio Comunale. Questi sono eventi che noi abbiamo fatto con sforzo anche di impegno, diciamo, sia economico ma anche di preparazione e di divulgazione. E sono eventi che abbiamo, diciamo, offerto alla cittadinanza, dei quali siamo fondamentalmente orgogliosi, perché all'interno di questi eventi ci sono tutte, diciamo, le peculiarità del Movimento 5 Stelle, soprattutto sui temi a noi cari. Sulla vostra destra vedete, per chi non lo ricordasse, tutte le prime pagine dei giornalini che noi abbiamo fatto in questi 5 anni, perché ci sembrava nel tempo corretto anche informare la cittadinanza su quello che abbiamo fatto nel tempo e di aggiornarli soprattutto sui temi fondamentali che il Movimento 5 Stelle, diciamo, porta avanti anche sul territorio. Finito questo, andiamo alle attività svolte. Noi abbiamo un giornalino che non so se vi è stato consegnato, lo potete prendere anche all'ingresso, dove abbiamo fondamentalmente sintetizzato quelle che sono state, diciamo, le attività che abbiamo svolto in Consiglio Comunale. Sono stati 5 anni molto intensi. Io spero che anche le altre forze politiche che hanno, diciamo, in questi 5 anni seduti sui banchi del Consiglio Comunale, possano, diciamo, fare eventi di questo tipo, perché voglio ricordare che noi abbiamo avuto il nostro mandato come gruppo e soprattutto come portavoce, io e Sergio, in Consiglio Comunale per portare appunto la voce ai cittadini. E noi crediamo fondamentalmente di aver svolto questo compito appieno. Perché le attività svolte formali sia in Consiglio Comunale ma anche al di fuori del Consiglio Comunale sono state tantissime. Facciamo una sintesi, ma le ritrovate tutte all'interno del giornalino. Noi abbiamo fatto 232, diciamo, atto più, atto meno, tra atti di indirizzo, interpellanze e mozioni in Consiglio Comunale. Abbiamo fatto 10 diffide e 10 esposti alla Procura, alla Corte dei Conti, Guardia di Finanza, NOE e Corpo Forestale dello Stato. Su questa attività, che noi avremmo voluto fondamentalmente fare a meno di fare, sono state attività, diciamo, indispensabili per verificare, diciamo, il buon andamento delle attività fatte dalla nostra amministrazione comunale.